Prova, prova. Nuovo microfono, quindi da oggi avrò la voce molto sexy. Oppure no, no, decisamente no. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Brevissimo video perché mi è finalmente arrivato il microfono. Dopo tanto tempo me ne sono preso uno, un minimo professionale, e appena arrivato, quindi ho deciso di presentarvelo e lui è Meteor ed ora in poi mi aiuterà con i video. Allora, cosa dire? Mi è arrivato da qualche ora, quindi non posso fare una video recensione completa, anche perché questo non è il mio campo, non mi intendo particolarmente di microfoni. Però pensavo di presentarvelo brevemente nel caso a qualcuno di voi possa interessare. Poi in descrizione, sempre nel caso vi interessi, trovate il link di Amazon, che è il sito da cui l'ho comprato. Cosa dire? Allora, le prime impressioni sono ottime. Intanto è disponibile in due colorazioni: metallo, metallo classico e nero zincato cromato. Questa secondo me è decisamente più bella come colorazione e anche più duratura, diciamo, perché l'altra è un colore su cui spesso con l'andare del tempo rimangono gli aloni delle ditate, quindi ho preferito prendere questa semplicemente. Il design secondo me retro è molto accattivante, davvero è davvero ben fatto e come vedete ci sono i tre piedini che si possono anche ripiegare e questa è un'ottima cosa perché può essere utilizzato semplicemente con i tre piedini appoggiandolo al tavolo. No, quindi non richiede, non è necessario un supporto. Tuttavia, nel caso abbiate per esempio un cavalletto e lo vogliate usare con il cavalletto, sotto c'è l'attacco, quindi prevede tutte e due le soluzioni sono possibili. E questa secondo me è un'ottima cosa. Molti microfoni che ho guardato prima di decidere di scegliere questo non avevano il treppiede e quindi erano scomodissimi, cioè obbligavano a comprare un cavalletto. Per quanto riguarda gli accessori, la confezione anche è molto molto curata e all'interno troviamo il microfono, ovviamente, un cavo mini USB che serve per collegarlo al computer ed è molto lungo e questa è un'ottima cosa perché appunto nel caso abbiate un cavalletto permette di tenerlo lontano dal computer. E inoltre è presente un sacchettino per portarlo in giro e anche questa è un'ottima cosa e si evita di rovinarlo. Poi vabbè, i soliti manuali, la garanzia, niente, niente di che. Ah, inoltre sotto le gambette sono presenti delle specie di gommini che evitano che il microfono scivoli. Per quanto riguarda il microfono in sé, sul davanti è presente una rotella che permette di regolare il volume e al centro della rotella un pulsante che consente di mettere in muto praticamente durante la registrazione molto velocemente senza l'utilizzo di software particolari. Sull'entrata posteriore è invece presente un'entrata mini USB e l'entrata per il jack 3,5 mm nel caso vogliamo collegare le cuffie e questa è una cosa molto comoda in quanto ci permette di ascoltare in diretta ciò che stiamo registrando. È un microfono di tipo cardioide, quindi ideale per la registrazione in studio, non solo della voce, ma anche di strumenti musicali. E inoltre è molto semplice, diciamo così, in quanto è plug and record, ovvero basta inserire il cavetto USB nel computer e automaticamente si può registrare, non c'è bisogno di driver o di software particolari, questa è una cosa veramente comoda. Cos'altro dire? Niente, io mi sono, cioè, ripeto, l'ho ricevuto da pochissimo, l'ho provato qualche ora, quindi non posso parlarne in modo approfondito. Ovviamente devo ancora testarlo come si deve, capire quali sono le giuste impostazioni, le migliori impostazioni, quindi fino ad allora, fino a che non avrò fatto dei test un po' approfonditi, non potrò esprimermi più di tanto, però le primissime impressioni sono ottime.
sia per quanto riguarda l'estetica e il design del microfono, che più importante per quanto riguarda l'audio, la qualità dell'audio. Quindi niente, a questo punto io direi che si può attaccare al computer e fare una brevissima prova, così potete rendervi conto di quanto e come cambia la qualità del suono. Prova, prova di registrazione con il Samsung Meteor. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Che dire? Premendo sul pulsante qui davanti si mette in muto, quindi vediamolo. E niente, allora, le prime impressioni sono veramente ottime, quindi sì, per il momento lo considero un buon acquisto. Poi si vedrà con il passare del tempo, con test più approfonditi. Questo per oggi direi che è tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel mi piace. Se il microfono vi piace, condividete il video, così mi aiutate a crescere. E niente, iscrivetevi al canale. Io direi che ci rivediamo mercoledì con Parliamo di iTech e sabato con una video recensione. In entrambi i casi userò questo nuovo microfono e così potrete sentirlo in azione. Nient'altro da aggiungere, quindi per oggi è tutto.